Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Proviamo il nostro monitor Samsung G5 su Xbox Series S. Vi avevo detto che l'avrei provato i giochi d'avventura sulla postazione, perché, ragazzi, sto sedile è talmente comodo che ti permette anche di fare le sessioni di gioco normalissimo, che non è sim racing, perché è fantastico. Allora, ho praticamente attivato il monitor, ho potuto mettere la risoluzione 1440, ho messo il frame rate a, come potete vedere, l'ho messo a 120 fps. Ora è chiaro che voi non lo potete vedere quello che sto vedendo io, perché su YouTube gira tutto a 60, però vi posso dire quali sono le differenze. La fluidità in certi ambiti, ragazzi, è mostruosa, veramente una fluidità incredibile, cioè mostruosa. Ripeto, non è quella fluidità che va a smostrare totalmente quello che vedi a 60 fps, però si vede la differenza. Certamente, guardate qua, ragazzi, la risoluzione è calata. Calata parecchio, come su PS5. C'è un picco di risoluzione inferiore. Però andiamo a vedere, dai. Lo proviamo sia su Call of Duty che su altri giochi che ho installati sulla Series S e vediamo. Lo proviamo anche su Formula 1. Tutto col pad, perché non ci voglio attaccare il volante. Allora, come vedete, ragazzi, qua la grafica va a peggiorare tanto. Vedete, guardate quanto la risoluzione è calata all'orizzonte. Cioè, in 1080-60 è tutto molto più dettagliato. Qua, se si guarda poco più lontano di dove stiamo noi, graficamente va a perdere. Però magari voi mi dite, su un gioco così c'ha senso fare questa cosa, perché comunque la fluidità maggiore ti permette di avere funzioni diverse. Il problema, ragazzi, è questo, già c'avevi i rallentamenti. Cazzo, sono saltato. Sto gioco già c'aveva i rallentamenti per cazzi suoi, eh. Figuriamoci ora. Infatti, come vedete, guardate qua, il panorama è molto più scarno. Ripeto, anche a 60 fps ho notato dei grandi rallentamenti. Figuriamoci a 120. Vede dentro com'è. Scendiamo le scale, lato sud. Pure dentro di base, ragazzi, non è male. Però se vi avvicinate poi alle cose, vedete che graficamente qualcosa perde. Vedete qua, guardate, già in lontananza si è tutto sfocato. Guarda là. Vedete, raga? So, ragazzi, io non vedo questo cieco. 120 fps, non riesco a vedere questa miglioria così drastica. Cioè, la risoluzione cala, è inevitabile. Però è ancora giocabile e godibile. Però io preferisco giocarmi a 60 fps e averci una grafica più nitida, più pulita, più dettagliata. Poi ripeto, la Series S sappiamo che fa fatica su certi ambiti, eh. Si vede, vedete, quando faccio questi spostamenti di telecamera io riesco a vedere che è più fluido il gioco. Però, raga, ripeto, non è nulla di impressionante. Grazie, stanga io. Ah, fa.
tutti. Facciamoci. Boh. Vedete pure qua, si vede che comunque basta che guardi 10 metri più lontano di dove sei. Ah, è male. No, ma va vangula, va. Ma comunque, ragazzi, dai, quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto qua. La risoluzione non è male, cala un po', ma diciamo il gioco rimane godibile a 120 fps. Chiaramente, ripeto, anche qua non mi sembra questo miglioramento così epico tra i 60 e i 120. Preferisco giocarmela a 60 con un pizzico di grafica migliore. Andiamo a vedere un altro gioco, dai. Eccoci qua su Formula 1, ragazzi. Fatemi vedere che impostazioni grafiche ci stanno. A vedere. HDR automatico. Però vedi, non ci sta. Qua non c'è per mettere 120 fps, cazzo. Capito? Sti bastardi. Postazione grafica sta minchia. Allora, non ci sono i 120 fps su Xbox Series S. Allora andiamo a fare proprio un giro volante per vedere come si vede il tutto. Vai. Giocheremo col pad, ve lo dico subito. Grand Prix. Andiamo a fare il nostro solito Imola, vai. Andiamo alla Ferrari. Poi non so se mo ce lo fa vedere in 1440, eh. Ragazzi, non lo so, io ho impostato 1440 dal menu principale. Non so se adesso ci fa vedere tutto in 1440. Andiamo a vedere. Mannaggia, Eva. Piove pure. Si va. Fatemi mettere il cambio automatico. E il traction, va. No, però fatemi levare il... Beh, raga, l'immagine è molto più nitida, mo, eh. Molto più dettagliata. Qua è proprio bella. Qua si percepisce veramente tanto la differenza rispetto al 1080 del vecchio monitor. Non lo so se stiamo andando in 1080 o 1440, ma qua veramente si vede la differenza. La grafica è molto più nitida, molto più pulita. FPS 60, granitici. Qua si vede, raga. Qua si vede veramente bene. Guardate pure l'asfalto quanto è fatto bene. Ragazzi, ho fatto bene. Qua tutta l'immagine ha acquisito una bella nitidezza, una bella qualità. Qua voglio ci siamo, eh. Un altro giro, ma qua è veramente fatto bene. Anzi, andiamoci a fare, proviamo a farci un giro con l'asciutto. Qua si vede bene, qua rispetto a come giocavo io sul monitor vecchio, ragazzi, la grafica si è ripulita parecchio, ma anche di tutti quegli effetti un po' sfocati
di cui Series S è protagonista. 1440 come sta impostato HDR, la grafica è migliorata veramente tanto. Ma tanto tanto, eh. Molto bella. Devo dire che anche una Series S regala degli scorci, ma anche su Call of Duty. Regala degli scorci veramente pazzeschi. Siamo solo il meteo che non lo voglio. Non voglio la pioggia. Andiamo a vedere un po' sull'asciutto. Raga, vedete, poi cambia da gioco a gioco. Certi giochi sono molto ben massimizzati e migliorati con un monitor fatto bene. Certi invece non c'hanno differenza. Andiamo a vedere sull'asciutto. Pure qua, guardate quanto è più dettagliato tutto, ragazzi. È tutto molto più nitido, dettagliato, ma anche l'asfalto è più bello. È molto più bello. Fatto molto bene, eh. Un monitor del genere, Formula 1, migliora veramente tanto. Ma tanto tanto. Adesso ci manca solo di provare la notte. Andiamo a fare una gara notturna al volo. Andiamo a vedere un po' com'è di notte. Ma migliora tantissimo, ragazzi. Rispetto al 1080 col vecchio monitor, la grafica è molto più dettagliata, molto più nitida. Sembra di giocare alla versione PC. Fatto proprio bene. Ora prendiamo la Red Bull una volta, dai. Andiamo a vedere pure sul notturno, come si vede. Beh, ragazzi, c'è uno stacco importante, su Formula 1. Vedete qua. Beh, ragazzi, è spettacolare, eh. Ragazzi, spettacolare. Dettagliatissimo. Fatto proprio bene, bene, bene. È proprio definita la macchina bene. Io su Series S ho sempre detto, la risoluzione cala, spesso proprio la nitidezza delle immagini che va a peggiorare. Invece questa volta qua, ragazzi, qua è pazzesco. Il gioco è fluido e molto molto nitido, molto definito, molto bello, i dettagli ci sono. Fatto veramente da Dio. Cioè, graficamente Formula 1 col monitor gaming acquisisce davvero tanta estetica. Veramente tanta tanta estetica. Andiamo a fare la prova di un altro gioco, dai. Eccoci qua, ragazzi. Ultimo test. Voi mi direte perché non lo provi su Forza Horizon o Forza Motorsport. Ragazzi, semplicemente perché l'ho disinstallati. Per mettere Call of Duty l'ho disinstallati e ho pochi giga, quindi non lo proviamo. Alla fin fine abbiamo visto parecchi giochi interessanti su Call of Duty. Abbiamo visto, su Formula 1 abbiamo visto. Devo dire che su Series S probabilmente su alcuni giochi ci sono ancora più migliorie rispetto a PS5, ma non sempre. Anche su PS5 abbiamo visto migliore a seconda dei giochi che mettete. Andiamo a vedere assetto corsa competizione. Allora, qua di opzioni non c'è proprio nulla. Io ho messo parecchia nitidezza e ho messo la sfocatura in movimento, ma per il resto, ragazzi, non si può regolare praticamente nulla. Andiamo a fare una garetta a Imola, andiamo a vedere un po' come va. Andiamo a vedere un po' come siamo messi. Fatemi mettere il cambio automatico perché io col pad
Ma perché prove libere? Fammi capire. Chi l'ha messa le prove libere? Aspettate un attimo. Vai. Si va. Però già qua vedete com'è. Purtroppo Serie 6 su sto gioco c'ha parecchi. C'ha parecchi problemi. Cazzo, aspetta. Cazzo, va bene. Ho lasciato. Serie 6 c'ha parecchi problemini. Su assetto corsa competizione. Quello che ho pensato io, ragazzi, è semplicemente che il gioco, essendo molto carico a livello di fisica di guida, a livello grafico chiaramente qualcosa perde. Perché vedete, alla fine le macchine sono anche decenti, ma è tutto lo scenario che ha parecchi difetti estetici. Guardate là, si vede che la risoluzione è molto bassa e molto poco precisa. Pure le macchine comunque sono inferiore alla versione PS5, già rispetto alla versione PC siamo proprio su un altro pianeta in peggio, Però andiamo a vedere, la fluidità ci sta, 60 fps per qua, HDR attivato, quindi la grafica è sicuramente più nitida rispetto a quello che c'avevamo prima. Green light, give it all you can. Vediamo un po' con tutte le macchine che succede. Car on the right, clear on the right. Car on the left, clear on the left. Ah, oh, sorpassone pazzesco. Clear on the right. Guardate qua, ragazzi, guardate le piante come appaiono, popin, pazzesco. Piante che appaiono all'improvviso. Non è proprio la cosa migliore, Diciamo che il dettaglio grafico su Series S perde tanto. Guardate là, cose che appaiono all'improvviso. Tutto quello che vediamo ad occhio è molto meno dettagliato rispetto alla versione PS5, che già è molto meno dettagliata rispetto alla versione PC. Però ragazzi, dobbiamo anche dire che Series S è il modo più economico per poter giocare un gioco simulativo come Assetto Corsa Competizione nella sua ultima evoluzione. Questa evoluzione qua è alla pari di PS5 e del PC. Chiaramente su PC la fisica è un po' più complicata a livello soprattutto di gestione gomme. Però raga, chi c'ha la Serie S con due soldi si gioca questo gioco qua. Comunque già c'ha parecchie opzioni. Però vi dico, graficamente qua è migliorato rispetto al monitor normale. Sì, la grafica è sicuramente migliorata, però si paga lo scotto di una versione Serie S che è un po' dismessa graficamente, un po' a tutti i livelli. La faccio pure con replay. Vabbè ragazzi, tiriamo due somme finali. Quindi su Series S va a implementare bene il monitor, la grafica, va a migliorare tutta la situazione. Sì, chiaramente pure qua dipende dai giochi, ma vi dico, l'esperienza è migliore. È migliore perché si può attivare il 1440, si può attivare l'HDR. Raga, su parecchi giochi fa la differenza tutto ciò. Cioè, tipo su Formula 1 la grafica è molto più bella. Su Call of Duty i 120 fps non mi hanno fatto impazzire, perché ripeto, secondo me sono un frame rate che su console c'ha poco senso, anche se l'immagine generale non è calata così tanto. Su Assetto Corsa Competizione migliora anche qua la grafica inevitabilmente, però chiaramente questo è un gioco che soffre davvero tanto, perché purtroppo è un titolo che c'ha il fiato corto su Series S per il discorso di una fisica elaborata che richiede tante risorse. Però io vi dico, anche su Series S secondo me il monitor gaming va a migliorare davvero tanto, e anche a livello di controlli, per quanto sono stato col pad, si sente che la precisione aumenta in maniera drastica avendo un monitor con un millisecondo di latenza. Consigliato, fatemi sapere ne pensateci nei prossimi video.